Dunque, facciamo qualche altro esercizio, sempre relativo al calcolo dei vertici di un poliedro. Questa volta facciamo però una cosa diversa. Vi do un poliedro e vi dico, calcoliamo tutti i vertici, quindi non vi do il punto e dico verificate se è vertice. Il poliedro in questione è il seguente. Allora, prendo un poliedro in due dimensioni, così poi fatto l'esercizio algebrico, cerchiamo anche di farne una rappresentazione geometrica sul piano cartesiano. Il poliedro è il seguente, è descritto da queste quattro diseguaglianze lineari. Meno x1, meno x2, maggiore o uguale meno 5. Meno x1, meno 2x2, maggiore o uguale meno 6, x1 maggiore o uguale di 0, x2 maggiore o uguale di 0. Questo è un poliedro di R2, ripeto, poi vi inviterò a farne un disegno. Allora, n uguale 2, m, quante righe ha la matrice? 4. Quindi cosa ci aspettiamo? Beh, cosa dobbiamo fare noi per calcolare adesso i vertici? Dobbiamo cercare di rendere attivi a 2 possibilmente i vincoli di 2 a 2 di questi 4 che ce ne sono. Quindi dovremmo risolvere dei sistemi lineari alla fine, no? Quanti ne dobbiamo risolvere alla fine? Dobbiamo risolverne 4 su 2, dobbiamo fare 4 su 2 intersezioni, 4 fattoriale, 24, i 2, 4, fa 6. Dobbiamo risolvere 6 sistemi lineari. Chiaramente non è detto che da tutti otterremo dei vertici. Quali sono le cause per cui un sistema lineare non ci fornisce un vertice? Beh, potrebbe fornirci un punto intersezione che non è ammissibile. Ricordate anche il disegno che abbiamo fatto, adesso lo rifacciamo. Viceversa, potrebbe non esserci la lineare indipendenza. Cominciamo. Allora, i vincoli numeriamo naturalmente primo, secondo, terzo e quarto. Iniziamo in un ordine, l'ordine che preferite. Allora, cominciamo a rendere attivi primo e secondo vincolo. Quindi sto pensando a un punto che rende attivo il primo e il secondo vincolo. Come faccio? Beh, prendo quelle due equazioni e vedo se esistono punti che risolvono questo sistema di equazioni lineari. È in due dimensioni, in due variabili, quindi si fa anche molto facilmente. Il punto soluzione, chiamiamolo x segnato 1, va, primo caso, è 4, 1, vero? Che cosa ho trovato? Ho trovato un punto che rende attivi i primi due vincoli. È ammissibile? Per rispondere a questa domanda devo verificare che soddisfa anche i rimanenti vincoli. I primi due siamo sicuri, li abbiamo messi noi all'uguaglianza. Devo verificare se questo punto soddisfa anche il terzo e il quarto vincolo. Il terzo vincolo è x con 1 maggiore o uguale a 0, è chiaramente soddisfatto. Il quarto vincolo è x con 2 maggiore o uguale a 0 e anche questo è chiaramente soddisfatto. Quindi x con 1 appartiene al poliedro. X segnato 1. In questo punto sono attivi due vincoli, in particolare il primo e il secondo. Quindi per far vedere che se per vedere per verificare se questo è un vertice, devo verificare se le righe corrispondenti al primo e al secondo vincolo sono linearmente indipendenti. Quindi ho meno 1, meno 1,
meno 1, meno 2. Chiaramente determinante è diverso da 0, quindi sono linearmente indipendenti, quindi è un punto ammissibile nel quale sono attivi e linearmente indipendenti due vincoli e due la dimensione dello spazio. Quindi questo, diciamo, x segnato 1 è vertice. Allora, andiamo un pochino più veloci. Ho fatto primo e secondo vincolo. Facciamo primo e terzo. Primo e terzo. Cioè sto cercando di rendere attivi il primo e terzo vincolo. Allora, il primo vincolo, meno x1, meno x2 uguale meno 5. Meno x1, meno x2 uguale meno 5. Terzo vincolo, x con 1 uguale a 0. Ok? Bene, il punto soluzione, facilmente individuabile, è 0, 5. Appartiene al poliedro? Devo verificare se soddisfa anche gli altri due vincoli che non ho considerato tra i vincoli attivi. In particolare il secondo, vediamo un po' se soddisfa il secondo. Abbiamo detto 0, 5, quindi 0 e poi viene meno 10 maggiore o uguale meno 6, vero? Che chiaramente non è vero. Quindi a questo punto mi posso fermare qua e il punto non appartiene al poliedro, punto. Non vado avanti. Allora ho fatto primo e secondo, primo e terzo, primo e quarta, primo e quarto vincolo. Quindi sto cercando di rendere attivi il primo e il quarto. Il primo è meno x1 meno x2 uguale meno 5. Il quarto è x con 2 uguale 0. Soluzione, chiamiamolo x segnato 3, terzo punto ottenuto, è un punto di coordinate 5, 0. È ammissibile? Devo verificare che soddisfi anche il secondo e il terzo vincolo, perché il primo e il quarto l'ho resi io attivi. Secondo vincolo, il punto è 5, 0. Secondo vincolo mi dice meno 5 maggiore o uguale meno 6. E questo è vero. Il terzo vincolo mi dice x con 1 maggiore o uguale 0, quindi 5 maggiore o uguale 0. Quindi questo punto soddisfa l'uguaglianza, e quindi sono attivi il primo e il quarto vincolo, e il secondo e il terzo comunque sono soddisfatti. Quindi il punto appartiene al poliedro. Quali sono i vincoli attivi? In questo punto, il primo e il quarto. Vediamo se sono lineamente indipendenti le righe corrispondenti. Quindi meno 1, meno 1, 0, 1. Questo determinante evidentemente è diverso da 0. E quindi abbiamo la lineare indipendenza. E quindi questo punto qui, oltre che appartenere a P, è anche vertice di P. Allora, abbiamo fatto primo e secondo, primo e terzo, primo e quarto. Adesso dobbiamo fare secondo e terzo. Secondo e terzo vincolo. Quindi sto cercando di rendere attivi il vincolo 2 e il vincolo 3. Vincolo 2. Meno x1, meno 2x con 2, uguale meno 6. Meno x1. Meno 2x2 uguale meno 6. Terzo vincolo, x con 1 uguale a 0. X con 1 uguale a 0. Punto soluzione, a che punto eravamo arrivati? Al quarto. Qui abbiamo x con 1 0. E x con 2 naturalmente 3. Verifichiamo
se è un punto che appartiene al poliedro, quindi devo verificare i vincoli che non siano il 2 e il 3, quindi il primo e il quarto. Il primo, 0, 3, quindi devo mettere meno 3 maggiore o uguale meno 5, questo è vero. E poi devo verificare il quarto mi dice x con 2 maggiore o uguale 0, x con 2 è 3, il 3 è maggiore o uguale 0 e quindi il punto appartiene al poliedro. I vincoli attivi sono il secondo e il terzo, vediamo se le righe corrispondenti sono linearmente indipendenti. Questo determinante, anch'esso, è diverso da 0, quindi lineare indipendenza e quindi anche questo punto qui è vertice di P. Poi abbiamo fatto secondo e terzo, dobbiamo fare secondo e quarto. Quindi sto cercando di rendere attivi i vincoli 2 e 4. Allora, il secondo vincolo è, lo ricopiamo dal sistema di prima. L'ultimo vincolo, il quarto, è x con 2 uguale a 0 da rendere attivo. Il punto soluzione di questo è 0, 6. Appartiene al poliedro? Devo verificare che anche il primo e il terzo vincolo siano soddisfatti. Nel punto 6, 0. Primo vincolo. Meno 6 maggiore o uguale meno 5? No, evidentemente. Quindi il primo vincolo non è soddisfatto in questo punto. Conseguenza, il punto non appartiene al poliedro e mi fermo qua. Sesto, vi ricordate erano 6 sistemi che dovevamo andare a formare, secondo e quarto, devo fare terzo e quarto, quindi sto cercando di rendere attivi il terzo e il quarto vincolo. Il terzo vincolo è x con 1 uguale 0, il quarto vincolo x con 2 uguale 0, è chiaro che viene fuori come sesto punto l'origine. Terzo e quarto vincolo sono verificati all'uguaglianza, i primi due? 0 maggiore o uguale meno 5, sì. 0 maggiore o uguale meno 6, sì. Quindi questo punto appartiene a poliedro. Naturalmente c'è poco da discutere sulla lineare indipendenza, è chiaro che lo sono, e quindi questo è vertice. Allora, vi faccio velocissimamente un disegno di quello che esce fuori. Allora, vi disegno questo poliedro. Dunque, l'insieme ammissibile, quindi questo poliedro, è la regione di piano che adesso vi evidenzio qua. Vero? Allora, andiamo a ritrovare i punti che avevamo trovato algebricamente prima.
Allora, il punto che ho numerato con l'1, x segnato 1, è il punto 4, 1, che era vertice. Eccolo qua. Poi, il punto numero 2 era 0, 5. Abbiamo detto che non appartiene al poliedro. 0, 5. Qua. E infatti, come vedete, è esterno al poliedro. Terzo punto. 5, 0. Vertice. 5, 0. Eccolo qua. Ancora, quarto punto, 0, 3, che è vertice. 0, 3. Quinto punto, 6, 0, che non appartiene a P, e infatti ce l'abbiamo esterno. Ultimo punto, l'origine, che è un vertice. Bene, allora questo esempietto in due variabili, appositamente pensato in due variabili per poterlo disegnare, spero vi chiarisca un po' il significato e anche l'importanza di quel risultato teorico che abbiamo enunciato e dimostrato prima, che è la caratterizzazione algebrica dei vertici per un poliedro dell'insieme ammissibile di un problema in forma standard. Va bene? Faccio qualche altro esercizio, facciamolo insieme. Magari vado un po' veloce sui calcoli, eh? Poliedro descritto da queste quattro diseguaglianze. X con 1. Più 2x2. Più x3 minore uguale 3. 3x1 meno x2 più x3 minore uguale di 2, 2x1 più x2 più x3 minore uguale 3, 4x1 più x2 più 2x3 minore uguale 4. Allora, questo è un poliedro in R3, quindi n è uguale a 3. E abbiamo 4 vincoli. Quindi, se vi dicessi trovate tutti i vertici di questo poliedro, quello che andate a fare è a risolvere quanti sistemi? M su N, ovvero 4 su 3, coefficiente binomiale che fa 4. Questa è la limitazione superiore al numero di possibili vertici. Allora, non mi vorrei dilungare nel calcolo che sono tutti sistemi 3x3, quindi ci vuole un po' di più a risolverli e penso sia una cosa che fate agevolmente. Quindi indichiamo solamente i calcoli e poi vi dico qual è il punto soluzione. Allora, cominciamo. Primo, secondo e terzo vincolo li rendo attivi. Quindi sto pensando, non lo scrivo neanche per far prima. A un punto che risolva un sistema lineare formato dalle prime tre equazioni dei vincoli. Allora, vi dico qual è il punto soluzione. 1, 1, 0.�, 1, 0.
Allora, a questo punto rende attivi i primi tre vincoli, verifichiamo che soddisfi anche l'ultimo. L'ultimo calcolato in questo punto cosa ci dà? Ci dà 5 minore uguale 4, che chiaramente è falso, e quindi questo punto non appartiene a poliedro. Andiamo avanti. Primo, secondo e quarto vincolo, quindi sto cercando di rendere attivi 1, 2, 4. Anche qui non scrivo per esteso il sistema. Allora, se qui sono un pochino, come dire, primo, secondo e quarto, abbiamo detto, vero? 1, 2, 1, 3, meno 1, 3, 4, 1, 4. Bene. Qui sto prendendo questa equazione qua, questa e questa. Allora, quello che sto dicendo è, per essere un po' efficienti, se vi accorgete, se sommate le prime due righe sottolineate di verdi, i coefficienti, ottenete esattamente i coefficienti della quarta riga. 3 più 1, 4, 2 meno 1, 1, 1 e 1, 2. Quindi cosa vuol dire? Che questi tre vincoli non sono linearmente dipendenti. Il primo è il terzo, scusate, ovvero la quarta riga, è ottenuta semplicemente sommando le prime due. Quindi non sono a fare nessun conto, mi fermo qua e dichiaro facilmente che non c'è nessun punto vertice che possa venire fuori dall'intersezione del primo, del secondo, dall'aver reso attivi il primo, secondo e quarto vincolo. Ok? Andiamo avanti. Primo, terzo e quarto vincolo. Anche qui sto mettendo, qua scriviamoci, non esistono vertici in corrispondenza di questa scelta degli indici attivi. Qui sto mettendo il primo, il terzo e il quarto indice di riga nell'insieme di indici dei vincoli attivi. Allora, se fai due conti veloci, il punto soluzione è 2, 2 meno 3. Vediamo. Primo, terzo e quarto, quindi ne è rimasto uno fuori da verificare, che è il secondo. È verificato il secondo in 2, 2 meno 3? 2, 2 meno 3 viene 6, meno 2, 4, meno 3, 1. 1 minore uguale 2, quindi è verificato. Quindi il punto appartiene al poliedro. Inoltre, ma la verifica la lascio a voi, la prima, la terza e la quarta riga sono linearmente indipendenti. Prima, terza e quarta sono linearmente indipendenti. Quindi, dalla lineare indipendenza segue che vertice? Ultimo sistema dei quattro è secondo, terzo e quarto. Insieme degli indici dei vincoli attivi, 2, 3, 4. Anche qui devo risolvere il sistema 3x3, non lo faccio, vi dico subito la soluzione. È 3, 2, meno 5. 3, 2, meno 5. Solito discorso, manca il primo vincolo da verificare. 3, 2, meno 5. 3. 7, meno 5 è 2. Quindi 2 minore uguale 3. Questo è vero. E quindi il punto sicuramente appartiene al poliedro. Inoltre, se fate la verifica, la seconda, terza e quarta riga della matrice sono linearmente indipendenti. Lascio a voi la verifica, segue che anche questo punto è vertice.
Ok? Quindi in esercizi di questo tipo o vi si assegna un poliedro e vi si chiede di verificare se un punto assegnato è vertice del poliedro, oppure assegnato un poliedro vi si chiede di determinare tutti i suoi vertici. In questo caso il calcolo può essere più lungo perché dovete risolvere gli m su n sistemi lineari che vengono fuori dall'attivazione volta per volta di n vincoli del sistema. Tutto chiaro? Domande? Chiarimenti? Chiedete? Bene. Vi faccio un altro esercizio che però ha una particolarità, quindi ve la voglio far vedere soprattutto perché questa particolarità vi fa risparmiare un sacco di conti. Prendiamo il seguente poliedro. Allora, x con 1, più 2x con 2, più x con 3, minore o uguale 4, x con 1, meno x con 2, più x con 3, uguale 2, x con 1 maggiore o uguale 0, x con 2 maggiore o uguale 0, x con 3 maggiore o uguale 0. Allora, che c'ha di diverso rispetto a quanto fatto finora? C'è un vincolo d'uguaglianza, che non ci sconvolge più di tanto, insomma, evidentemente, no? Non ci dà alcun problema. Però, quanti sono i sistemi che dovremmo andare a risolvere se io vi dicessi trovate tutti i vertici di questo poliedro? Beh, n è uguale a 3, m è uguale a 5, 5 su 3, coefficiente binomiale che fa 120 diviso 6 per 2 è 12, quindi 120 diviso 12 fa 10. Dovesse andare a risolvere 10 sistemi. Però riflettete un attimo. Se procediamo come abbiamo fatto fino ad ora, cosa facciamo? Rendiamo attivi primo, secondo e terzo, primo, secondo e quarto, primo, secondo e quinto e via dicendo, no? E troviamo i 10 sistemi. Quando voi ad esempio state risolvendo il primo, il terzo e il quarto, trovate il punto, se un punto viene fuori, e poi dovete verificare l'ammissibilità, quindi dovete verificare che soddisfi anche gli altri vincoli che non avete tenuto in quel sistema. Quindi, se state verificando come vincoli attivi il primo, il terzo e il quarto, il punto che viene fuori dovete andarlo a sostituire in questa equazione, come anche nell'ultimo. Giusto? Che c'ha di particolare? Che questa è un'equazione, non una disequazione. Essendo quell'equazione strutturalmente un vincolo, cioè nasce con l'uguale, tutti i punti che voi eventualmente andate a tirar fuori dai vari sistemi devono soddisfare all'uguaglianza questo vincolo qua. Cioè quell'equazione deve essere comunque soddisfatta per la sola ammissibilità, perché il vincolo nasce come vincolo di uguaglianza. Cosa implica questo? Implica che in tutti i sistemi che voi andate a fare, questo vincolo qua alla fine deve essere sempre soddisfatto, quindi quell'equazione c'è sempre nel sistema. Ci deve essere. Questo fa sì che voi possiate limitare il calcolo, diciamo, di tutti questi sistemi a tutti quelli che contengono anche l'equazione, che contengono esattamente l'equazione x con 1 meno x con 2 più x con 3 uguale a 2, cioè il vincolo di uguaglianza. In questo modo eliminate un po' di sistemi, quelli che non contengono il secondo vincolo come vincolo di uguaglianza. Devo ripetere?
Nel fare il procedimento che abbiamo applicato finora, vi capiterebbe senz'altro di, che so, di risolvere terzo, quarto e quinto, l'origine, no? Dopodiché, per verificare l'ammissibilità, prendete l'origine, la sostituite nel primo, e vabbè, quello è un vincolo di diseguaglianza, 0 meno 1 uguale 4, non c'è problema. Ma poi andate a sostituire anche qua, per forza. Ma sostituire lì cosa vuol dire? Vuol dire che quell'equazione, di fatto, è come se facesse parte del vostro sistema. E quindi, nella pratica, questo vi permette di dire che voi dovete considerare tutti e solo quei sistemi che contengono il vincolo di uguaglianza. E questo vi fa risparmiare, perché invece di essere 10, i sistemi che dovete andare a fare ne costruite di meno. Il calcolo di tutti i vertici di questo poliedro ve lo lascio per esercizio, vi do però quali sono questi vertici, così poi vi confrontate. Io l'ho svolto prima. Allora, i vertici di questo poliedro sono 4 e sono i seguenti. Il primo, 0, 2 terzi, 8 terzi. Il secondo, 8 terzi, 2 terzi, 0. Il terzo, 0, 0, 2. Il quarto, 2, 0, 0. Questi sono tutti e soli i vertici di questo poliedro. Sì. Tutti e soli i sistemi che contengono quel vincolo d'uguaglianza. Perché se lei ne considerasse altri dei sistemi, quelli che non lo contengono, alla fine deve fare la verifica. E quindi va a prendere questo punto e sostituirlo anche in quell'equazione. Ma allora vuol dire che quell'equazione fa parte del sistema. Altre domande? Bene. Vi lascio un esercizio da fare, così tra quelli che trovate nelle dispense, quelli che ci sono nelle prove di evaluazione, altri ve li lascio io, dovreste avere un'abbondanza, insomma, di esercizi. Si è dato il poliedro P dipendente da un parametro, cioè un tau di mezzo, descritto dalle seguenti diseguaglianze lineari: 3x1 meno x2 più x3 minore uguale 3, x1 meno tau x2 più 3 x3 minore uguale 6, x1 maggiore uguale 0, x2 maggiore uguale 0. Lo sto prendendo da un vecchissimo compito di esame. Un compito di esame di 21 anni fa, quindi forse. A. Calcolare al variare di tau tutti i vertici di P di tau per i quali x con 1 è uguale a 0. B. Determinare per quali valori
di tau, il punto 3 ottavi tau 15 ottavi è un vertice di P di tau C. È una domanda. Esistono valori di tau per i quali il poliedro P P di tau è vuoto? Allora, l'unica piccola novità è la presenza di un parametro, quel parametro tau, nella definizione del poliedro. Le domande che vi vengono fatte dando dei range o dei valori a quel tau. Va bene? Un'ultima cosa è la seguente. Dunque, geometricamente noi abbiamo messo in relazione l'esistenza dei vertici con il fatto che il poliedro non contenga rette, ma l'abbiamo solo dedotto in maniera grafica, non vi ho mai dato un risultato formale in questo senso. Ricordate? Vi invito sempre a tenere presente quei tre disegni che non vi rimostro perché ormai li abbiamo visti e rivisti. Il politopo, il poliedro illimitato e la striscia di piano. Ok? Nel politopo, cominciamo dalla striscia. Nella striscia di piano potete disegnare una o più rette? Sì, certamente, purché le disegnate parallele alle generatrici della striscia. Nel poliedro illimitato potete disegnare una retta? No, ma una semiretta sì. Nel politopo non potete disegnare né una semiretta né una retta. Nei primi due casi, il politopo e il poliedro illimitato, i vertici c'erano, ricordate. Nel terzo caso, quello della striscia, i vertici non c'erano. E quindi abbiamo in qualche modo dedotto il fatto che i vertici esistono se solo se il poliedro non contiene rette. Questo risultato adesso ve lo enuncio sotto forma di teorema, non ve ne do una dimostrazione perché ci vorrebbe un po' di tempo e non è centrale rispetto a quello che stiamo andando a fare noi, che è la soluzione dei problemi di PL, però voglio formalizzare qualcosa che sennò rimane solo nella intuizione geometrica e nient'altro. Allora, primissima cosa, diciamo cosa vuol dire contenere una retta, anche se è abbastanza ovvio. Definizione. Dato P poliedro si dice che P contiene una retta se esiste un punto x segnato di P ed un vettore non nullo di tale che tutti i punti della forma x segnato più lambda d appartengono a P per ogni lambda reale, no?
se ricordate, abbiamo proprio riscritto la retta in questa forma parametrizzata dal lambda. Che sto dicendo? Che un punto non contiene rette se non posso trovare un suo punto e una direzione tale che a partire da quel punto, andando o concordemente alla direzione o in senso opposto, quello che ottengo sono tutti i punti del poliedro. Ovviamente questo vuol dire contenere una retta. Invece diciamo che si dice che P contiene una semiretta se, in maniera del tutto analoga, esiste un punto x segnato di P ed un vettore non nullo di tale che, questa volta che deve accadere, che tutti i punti della forma x segnato più lambda d appartengono a P per ogni lambda maggiore o uguale a 0. Lambda naturalmente reale. Ho scelto lambda maggiore o uguale a 0, ma potevo scegliere anche lambda minore o uguale a 0, no? Cioè devo solo scegliere una direzione. Geometricamente anche questo è abbastanza chiaro, dico che non contiene una semiretta se non sono in grado di trovare un punto e una direzione tale che, partendo da questo punto, andando lungo questa direzione, o concordemente o discordemente, come volete, tutti i punti che generano stanno nell'insieme. Data questa definizione, formalizziamo il risultato che ho richiamato un attimo fa. Teorema. Di questo, ripeto, non facciamo la dimostrazione. Sia P un poliedro non vuoto. P possiede vertici, ovvero almeno un vertice, se e solo se esso non contiene rette, nel senso specificato dalla definizione appena data. Con questo teorema completiamo il quadro che ci ha permesso di formalizzare in Rn tutte quelle che sono state intuizioni geometriche ricavate sul piano R2 che abbiamo fatto semplicemente con dei disegni e con l'intuizione geometrica sul piano cartesiano. D'accordo? Ripeto, di questo non diamo una dimostrazione, c'è su qualsiasi testo vi potesse, se vi interessa. Un'ultima applicazione e poi finiamo. È una domanda a cui spesso gli studenti non rispondono bene, quindi vi dico la domanda e anche la risposta, naturalmente, direttamente qui in classe. È un'applicazione di quanto abbiamo appena visto. Vi do un poliedro. Fatto così, guardate. A x maggiore o uguale b e fin qui niente di nuovo. Ci aggiungo x maggiore o uguale 0. La domanda è la seguente. Questo poliedro ammette sempre non ci sarebbe neanche bisogno di scriverlo, l'origine come suo vertice? E qui lascio a voi la parola per qualche minuto per cui possiate ragionare applicando quanto abbiamo visto in questa lezione. C'è evidentemente la risposta in quanto abbiamo visto,
però vorrei che ci ragionaste un po' prima che vi dica io come procedere. Dovete ovviamente ragionare applicando il teorema che abbiamo visto oggi, il teorema che abbiamo visto all'inizio, quello fondamentale sulla caratterizzazione algebrica dei vertici per un problema, per un poliedro scritto in forma generale. Cosa avete fatto negli esercizi di prima? Lì c'erano i numeri, qua c'è ax maggiore o uguale b, ma insomma non è che cambia molto. Vi ho dato un punto, l'origine. Cosa dovete verificare? Se in questo punto si appartiene, se ci sono n vincoli attivi linearmente indipendenti. Giusto? Provate, dai. Allora, n vincoli attivi linearmente indipendenti ci sono e si vedono subito, vero? Quali sono? Allora, quanti sono i vincoli di questo problema? Ci sono le m righe della matrice A e poi ci devo mettere sotto gli altri n vincoli della non negatività, vero? Quindi alla fin fine l'm complessivo, se volete, sono le righe della matrice A più le righe dovute a questi vincoli di non negatività, vero? Quanti sono questi vincoli di negatività? Esattamente n. Sono linearmente indipendenti quelle righe? Sono i versori degli assi, sono la base canonica di Rn, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 e via dicendo. Quindi ho trovato facilissimamente i miei n vincoli attivi linearmente indipendenti nell'origine. Ma quindi l'origine è un vertice? Deve anche appartenere, giustamente dice il vostro collega, ovvero dopo aver trovato questi qui, dobbiamo, come facciamo negli esercizi, andare a verificare se soddisfa gli altri vincoli. E questo non è detto, dipende da come è A e come è B. Quindi a questa domanda si risponde in modo negativo. Perché, diciamo, ci ho fatto riflettere un po', perché l'evidenza degli n vincoli attivi linearmente indipendenti c'è, è immediata. Però attenzione a non trascurare il fatto che il punto deve essere anche ammissibile. Ultimissima cosa davvero. Nei modelli abbiamo visto che praticamente sempre in quelli che abbiamo visto, ma lo sarà, diciamo, nella stragrande maggioranza dei casi, le variabili sono imposte non negative, vero? I due variabili che vuol dire? Vuol dire che il poliedro dell'insieme ammissibile è contenuto nel primo quadrante, x con 1 maggiore o uguale 0, x con 2 maggiore o uguale 0. Se siamo in n variabili, si dice che il poliedro è contenuto nel primo ortante, si chiamano, non so se siete abituati, ma insomma i quadranti, se andate avanti con le dimensioni, si chiamano ortanti, no? Pensate in R3, no? Viene una regione di piano, di spazio. Ragioniamo in R2, va? Che così ci capiamo meglio. Il primo quadrante. Nel primo quadrante potete disegnare una retta? No. Quindi tutte le volte che avete un poliedro che ha tra i suoi vincoli anche la non negatività delle variabili, poiché vi dovete limitare evidentemente a un poliedro che è contenuto nel primo ortante, se questo poliedro non è vuoto, ammette sempre vertici, perché non può contenere rette. Ripeto, questo è importantissimo, eh? Lo ridiremo quando parleremo di forma standard, ma intanto, se un poliedro è contenuto nel primo ortante, e perché mi riferisco a questo? Ripeto, pensate ai modelli, no? Allora necessariamente questo poliedro non può contenere rette,
e quindi, se non è vuoto, ammette vertici. Va bene? Ci fermiamo qua. Ci vediamo venerdì. Arrivederci.